Sono circa 800 gli eventi localizzati dalla rete sismica nazionale di NGV dal 3 settembre fino ad oggi 14 settembre, una media di 60 eventi al giorno. Solo 3 sono stati i terremoti registrati con una magnitudo maggiore uguale di 3.0. Il primo, quello più forte, a Ussita, in provincia di Macerata, magnitudo 3.3, l'11 settembre, circa a mezzanotte, avvenuto in una zona a nord-est della sequenza sismica in Italia centrale iniziata il 24 agosto 2016. Proprio da quella data fino adesso abbiamo registrato oltre 92.000 terremoti in questa sequenza e negli ultimi giorni una media fra i 30 e i 40 eventi. L'altro evento di magnitudo maggiore di 3 è avvenuto in Croazia, nella parte della costa meridionale, di magnitudo 3.1. L'ultimo è avvenuto in provincia di Benevento, a Ponte Randolfo, a nord-est della città di Benevento, di magnitudo 3.0 il giorno 9 settembre. Questo evento è stato registrato in un'area dove ultimamente, negli ultimi 10 giorni, abbiamo registrato uno sciame di una cinquantina di eventi di bassa magnitudo. Un altro sciame sismico si sta verificando in un'altra area nella provincia dell'Aquila e più precisamente verso Sulmona, Rocca Pia, con una trentina di eventi, anche questi di bassissima magnitudo. È stato osservato da dati strumentali terrestri dallo spazio che il livello marino sta aumentando molto velocemente negli ultimi due secoli, in particolare tra il XIX e il XX secolo è aumentato di circa 30 cm e attualmente sta crescendo a una velocità di circa 3,4 mm all'anno. Le cause sono legate al cambiamento climatico globale, quindi al riscaldamento dell'atmosfera, al riscaldamento degli oceani che si espandono termicamente. L'aumento del livello marino è un problema che coinvolge tutte le coste della Terra e perché rappresenta un fattore di rischio per le popolazioni costiere. Quindi anche la protezione civile europea si sta interessando di questo problema attraverso il finanziamento a progetti specifici, come in questo caso il progetto Save Met Coast, che è finanziato dalla protezione civile europea, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia insieme ad altri partner europei. E l'obiettivo del progetto è quello di individuare le zone costiere del Mediterraneo che sono più sensibili all'aumento di livello marino nei prossimi decenni, in particolare fino al 2100, perché in questo periodo si attende un aumento di circa un metro a scala globale, anche se nel Mediterraneo, trattandosi di un mare chiuso, l'aumento potrà essere un po' inferiore, ma comunque rappresentare un fattore di rischio per le coste del Mediterraneo.